Oggi 8 marzo, giornata internazionale della donna, non una festa come ha anche ricordato il capo dello Stato Mattarella, ma anche per dare un senso di importanza a questa figura non solo nel settore domestico, ma anche per la prevenzione delle violenze di ogni genere. Per questa occasione il nostro telegiornale ha effettuato una intervista in esclusiva con il vicequestore aggiunto del commissariato di pubblica sicurezza, la dottoressa Loretta Colasuono, che è intervenuta venerdì scorso nel corso del seminario dell'Istituto Tecnico Economico Dante Alighieri di Cerignola dal titolo Rompi il muro, facciamo la rete. Ecco che cosa ci ha dichiarato e ci ha rilasciato in questa intervista esclusiva. Dottoressa Colasuono, per il telegiornale Speciale News, lei è qui per questo importante seminario. Quanto è importante parlare di questo fenomeno ai giovani? Bisogna parlarne sempre, non bisogna smettere mai. Purtroppo però le iniziative si concentrano tutte in questo periodo, che è il periodo insomma, della festa della donna. Però invece andrebbero portate avanti tutto l'anno, sempre. Non bisogna stancarsi mai di parlare, perché in un paese democratico anche una sola donna che subisce violenza è una sconfitta. Certo, sappiamo che il suo commissariato in questo senso è impegnato in questo, nel prevenirlo e anche non solo. Sì, cerchiamo di fare il massimo con la collaborazione delle altre istituzioni quando ci si presenta uno di questi casi. Io dal mio avvento nel commissariato, forse perché sono donna, comunque c'è stata proprio una richiesta di aiuto notevole, un'impennata proprio col mio arrivo al commissariato, poi c'è stato un calo e adesso devo dire che è un altro periodo brutto in cui ci sono diverse richieste di aiuto, ma noi non ci stanchiamo mai, facendo rete con le altre istituzioni cerchiamo di fare del nostro meglio. Due sconfitte, sia pure in contesti e situazioni diversificate. Questo il bilancio del sabato di volley per le formazioni ofantine. A Foggia, l'Iposea Udas esce a testa alta dal confronto della quarta di ritorno della Serie C regionale uomini. I biancazzurri di Roberto Ferraro vengono sconfitti dalla capolista volley capitanata a Foggia con il punteggio di 3-1. 25-21, 25-21, 18-25, 25-20 i parziali, in un match adrenalinico ed entusiasmante. Autentico suicidio per la pallavolo cerignola nella sesta di ritorno della Serie D femminile. Sembra proprio indigesto vincere davanti alle muramiche e di fatto resta un tabù. Le fucsia di Michele Valentino cominciano bene, andando in vantaggio di 2-7, 25-21, 26-24. Poi accade l'inverosimile. Bitonto prima accorcia le distanze 25-22, poi pareggia 25-19 ed infine chiude meritatamente al tie break per 15-12. Interessante sfida in trasferta domenica per la Libera Virtus Cerignola, che attualmente è al terzo posto della classifica del campionato di Serie B2 Nazionale Donne. Infatti la quarta giornata del girone di ritorno prevede una trasferta contro l'ASEM Bari. Le virtusine, guidate da Michele Drago e Cosimo Di Lucia, sono reduci dalla bella vittoria ottenuta in trasferta a Benevento. Riscatti e beffe, questi gli esiti degli anticipi della settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. La Sampdoria batte il Cagliari per 2-0 con le firme di De Silvestri ed Eto'o e mette nei guai i sardi di Gianfranco Zola, che rischia l'esonero. Il Milan non sa più vincere in casa, costretto al pareggio al 94esimo 2-2 da un Verona spregiudicato quanto basta. Per la lotta scudetto, attesa per la trasferta della Roma al Bentegodi contro il Chievo. Ritorna il Parma in campionato dopo le vicissitudini legate alla sua crisi finanziaria e attende al Tardini in Atalanta. Oltre alle sfide salvezza Cesena-Palermo, Empoli-Genoa ed Udinese-Torino, l'attesa sarà anche per la sfida del San Paolo tra Napoli ed Inter. Si chiuderà poi lunedì con due posticipi, Lazio-Fiorentina e Juventus-Sassuolo.